può stare comodo, non si preoccupi. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ci dice il suo nome? Fausto Cardella, nato a Caltanissetta, 25 maggio 1950. Attualmente in servizio? In servizio come procuratore generale a Perugia. Beh, prego, signor pubblico ministro. Buongiorno. Buongiorno. E allora intanto le chiedo di ricostruire la sua, diciamo, applicazione di Sena nel corso dei primi anni 90. L'occasione dell'applicazione sorse in occasione di un convegno a Firenze, se non ricordo male nell'ottobre del 92, nel quale incontrai il procuratore Tinebra, il quale mi propose, se ero disponibile, mi chiese se fossi disponibile a venire a Caltanissetta a lavorare sulle stragi. La faccio breve, a meno che al tribunale non interessino i dettagli. Comunque accettai e tempo di brigare le pratiche, allora era da poco stata istituita la Procura Nazionale Antimafia, il procuratore era il primo, pare il dottor De Gennaro, e io diedi il mio assenso, insomma facevo parte ovviamente della direzione distrettuale antimafia di Perugia, e il primo o il 2 di novembre successivo mi trovai qui a Caltanissetta a prendere servizio come applicato. Sono rimasto in servizio a Caltanissetta fino al dicembre del 93, diciamo per la precisione fino a qualche tempo prima di Natale, del Natale del 93, e poi dopo sono rientrato a Perugia formalmente dal 1 gennaio del 94. Allora, il periodo è quello, lei arriva a Caltanissetta quando già Candura e Scarantino sono già stati arrestati. Ora, elimino molti passaggi e molte domande perché la produzione dei verbali del Borsellino Quadro ci consente di appuntare l'attenzione su alcune questioni di fondo, lasciando perdere ciò che è stato ampiamente, diciamo, trattato nel corso del dibattimento del Quater. E quindi le chiedo, naturalmente tornando alle conoscenze del tempo, quali erano le alternative, le piste alternative concrete che ancora si ipotizzavano, che ancora si discutevano per le due stragi? Sì, intanto mi consenta, forse può essere utile premettere che quando arrivammo, mi riferisco anche alla collega dottoressa Elda Boccassini, con la quale iniziammo insieme questo percorso contemporaneamente, trovammo una situazione, diciamo, di stasi investigativa, almeno così ci sembrò a noi e così sembrò anche in base alle informazioni che, cioè, i discorsi che si facevano con gli organi investigativi ed anche con gli stessi colleghi. La situazione che trovammo era quella, appunto, che diceva il signor pubblico ministero, Scarantino era già stato arrestato sulla base, mi pare di ricordare, di intercettazioni ambientali avvenute nel carcere nel quale erano ristretti nella medesima cella Candura o Candura e un altro detenuto. Quindi questa era la situazione che noi trovammo. Poi, iniziando questo rapporto con gli organi investigativi che lavoravano sul caso Borsellino, essenzialmente era la squadra mobile di Palermo, ma c'era anche la DIA, con un centro che era stato istituito da poco qui a Caltanissetta, e in un secondo tempo,
peraltro devo dire coinvolti proprio da me e dalla Boccassini, il reparto operativo dei carabinieri di Perù, di, pardon, lapsus, di Palermo. E in particolare, che io ricordi, c'erano due possibilità alternative che si sono succedute nel tempo. Adesso la sequenza è facile ricostruirla. La prima che trovammo era quella relativa a una misterioso, io adesso dico misterioso per me, i ricordi possono essere imprecisi, però il fatto è quello, incontro avvenuto sull'autostrada di cui in qualche modo c'era stata una traccia nelle informative, credo, della squadra mobile, e c'era anche una sorta di identikit, di fotofit, di qualcosa del genere. Era una traccia che in qualche modo si pensava, non so, non ricordo bene i dettagli, potesse portare o comunque evocare Santa Paola. La seconda traccia invece venne successivamente, questa ebbe una importanza maggiore, per quanto io ricordi. Si tratta delle dichiarazioni di un certo Lauro, e il nome non lo ricordo in questo momento, comunque era un collaboratore, o almeno dopo divenne un collaboratore dell''Ndrangheta, e a quanto ho saputo successivamente anche con un certo diciamo successo, con una certa attendibilità. Ubaldo Lauro. Prego? Ubaldo Lauro. Può darsi, in questo momento il nome se lo dice lei, così sicuramente. E costui era detenuto in Germania e dalla Germania aveva fatto pervenire la sua volontà di collaborare, perché era in grado, diceva, di dare un contributo notevole alla scoperta delle stragi. Ecco, non dico che in quel momento si brancolasse nel buio, perché c'era già Scarantino arrestato, sul quale poi, se il tribunale ritiene, possiamo dire qualcosa. Quindi che poi fosse un delitto, diciamo così, di mafia, o comunque che portasse alla mafia, bene, ma al di là di questo, insomma, non c'era una vera e propria. Quindi quando arrivò questa dichiarazione, questa informazione proveniente dalla Germania di Lauro, ricordo che il dottor La Barbera, che allora era il dirigente della squadra mobile e quello che aveva, insomma, partecipava alle indagini, fu molto, come dire, sponsorizzò, speranzoso, molto, molto speranzoso, e ce la sollecitò. Insomma, per farla breve, Lauro doveva essere in qualche modo tradotto, stradato. Credo che se ne sia occupato a livello di Interpol, di polizia, io non ricordo che noi abbiamo fatto qualcosa, ricordo semplicemente che andammo a interrogarlo appena arrivato, e il verbale ovviamente sarà agli atti, e questo Lauro cominciò a raccontare tutta una serie di cose. E per me lo ricordo in modo particolare perché fu un'esperienza professionale bellissima. Io avevo una piccola esperienza maturata a Perugia di collaboratori in un caso di sequestro di persona, ma insomma, voglio dire, era alle prime armi, e invece mi trovai a confronto con la capacità professionale di un magistrato come la dottoressa Boccassini, che invece aveva già maturato una buona esperienza soprattutto in processi di mafia e di collaboratori. Lauro cominciò a rendere le sue dichiarazioni. Il dottor La Barbera stava dietro di lui seduto, come sempre faceva in queste occasioni, sembrava che smanettasse col telefono, con qualcosa, ma era molto attento. E ripeto, per capire quello che dirò dopo, La Barbera aveva molto spinto su questa indagine, ci credeva, almeno sembrava, era speranzoso, come ho detto prima. Scusa, c'era una ragione particolare, cioè, per cui fossero accese queste aspettative intorno alle dichiarazioni di Lauro? No, non glielo so dire questo, sinceramente, cioè non c'era un motivo particolare. Ricordo che, siccome aveva fatto delle dichiarazioni che apparivano credibili, almeno così come venivano riferite nelle informative, era, vediamo, sentiamo, insomma, c'era una buona attenzione. Però ricordo che La Barbera spinse
forse spinse non è bello, però si impegnò molto affinché Lauro potesse venire a rendere queste dichiarazioni. Bene, tornando al momento delle dichiarazioni, la dottoressa Boccassini non sembrava convinta, cominciò a condurre lei l'interrogatorio che in un primo momento invece avevo condotto io, e nel giro di pochissimo tempo, cioè mezz'ora, un'ora, insomma una serie incalzante di domande, portarono Lauro a piangere e ad ammettere che si era inventato tutto, e che si era inventato tutto perché aveva ritenuto che fosse il sistema unico migliore per poter rientrare in Italia a scontare il resto della sua pena anziché in Germania. Scusi, dottore. Prego. Lei ricorda quali erano gli accenni, a che cosa accennava Lauro, cioè quali erano le piste che indicava Lauro, per quale delle due stragi e quale fosse la pista indicata? Credo che, guardi, credo che potrei dire una cosa errata, credo che si riferisse in modo particolare alla strage di Capaci, credo, e, se non ricordo male, proprio questo. E ricordo moltissimo, dire la delusione sarebbe inappropriato, ma certamente un forte disappunto del dottor Barbera quando si rese conto che in fondo Lauro, diciamo così, ci aveva preso in giro, un po' così tutti quanti, aveva fatto credere di sapere delle cose che non sapeva. E lei ha fatto cenno anche a quella indicazione che riguardava la presenza di alcuni, sempre per la strage di Capaci, la presenza di alcuni personaggi, uno dei quali asseritamente, o almeno si ipotizzò per un certo periodo, riconducibile alla figura di Nitto Santa Paola. Anche in questo caso ricorda come si sviluppò questa pista, chi la portò? No, questo francamente no. Ricordo che questa questa collegamento con Santa Paola forse si fondava su una, come si dice, su una somiglianza dell'identikit. Non ricordo se ci fossero altri elementi, probabilmente sì, ma io in questo momento non ne ho memoria. E poi questa pista non fu più coltivata, non fu più seguita, che io sappia, ecco, che io ricordi almeno. Non trattengo memoria di qualche particolare. Lei fa riferimento a un coinvolgimento delle indagini dei carabinieri. Sì. Fu iniziativa di chi? Guardi, direi mia, però dicendo questo mi attribuisco forse dei compiti, perché il sistema funzionava in questo modo. La dottoressa Boccassini ed io eravamo delegati, ovviamente, co-delegati sulle indagini, sulle stragi. In un secondo momento anche su altre indagini, quando furono riaperte le indagini sull'omicidio di Rocco Chinnici, di Carlo Palermo, tentativo, e della Daura. Io in modo particolare poi ebbi anche altre indagini a parte, il processo Raspa ed altri, della mafia della Stida, mi pare, di Barra Franca. Però sostanzialmente il gruppo investigativo era formato da tutti i magistrati che partecipavano, assieme al procuratore Tinebra, partecipavano alle indagini. Il lunedì normalmente ci si riuniva nel pomeriggio per un briefing, fare il progetto delle cose, delle indagini o degli atti da compiere durante la settimana, e poi si faceva il resoconto di quello che era stato fatto prima. Quindi, detto questo, quando io dico che fui io a quanto ricordi, a tentare, a coinvolgere i carabinieri del reparto operativo di Palermo e anche la sezione anticrimine in rosso dei carabinieri di Perugia, di Palermo, sempre sull'indagine Borsellino, è vero, però
nel contesto di una decisione collettiva presa in queste sedi, in questo modo. Quindi fu una decisione che poi venne accolta da tutti i suoi colleghi, dico. Penso di sì, perché mi ricordo perfettamente che ci furono delle deleghe fatte ai carabinieri del reparto operativo, e ricordo anche, adesso i nomi magari possono sfuggire, ma ricordo dei rapporti che si istituirono, si instaurarono con alcuni ufficiali. Senta, col dottor La Barbera parlaste di questa apertura, di questo coinvolgimento dell'arma nelle indagini? Non ho capito il discorso. Se avete interloquito col dottor La Barbera, e che cosa ne pensasse il dottor La Barbera di questa apertura a questa nuova forza di polizia? Ma non, guardi, io questo non ricordo, ma non credo che la decisione sia stata presa consultando il dottor La Barbera, in pienissima autonomia. Adesso è un particolare che francamente non ne ho traccia, però lo facemmo e ricordo perfettamente, addirittura, guardi, se non vorrei confondere, ma in uno dei sopralluoghi fatti con i carabinieri può darsi che sia venuto anche l'altro La Barbera, Salvatore. Voglio dire, non c'era una forma di collaborazione investigativa, però c'erano dei rapporti di buon vicinato, diciamo. E poi, tra l'altro, questa situazione, se mi è consentito dirlo, di coordinamento dell'azione delle varie forze investigative, raggiunse il massimo nel momento in cui furono fatti i primi provvedimenti di cattura, 18, per la strage di Capaci, in cui ci furono assegnati, diciamo, i compiti, i ruoli, le persone da arrestare, le esecuzioni, ai carabinieri, alla DIA, alla squadra mobile e che altro, basta così, insomma era tutto quello che c'era. Scusi, carabinieri, lei ricorda, risulta per tabulas ovviamente, lei ha memoria di quali punti, di quali indagini si occuparono i carabinieri in quel periodo? Allora, per quanto riguarda Borsellino, io ricordo un sopralluogo, potrei confondere, e alcune deleghe che riguardavano lì. In quel momento il problema principale con Borsellino era, erano due problemi. Uno l'avevamo affrontato subito, quello della borsa, dell'agenda e tutto il resto, e l'altro era quello di cercare di capire da dove dove si fossero appostati per premere il telecomando, per far saltare la cosa. E su questo ci furono tre direzioni di indagini. Una ai carabinieri, di cui ci saranno le deleghe, quindi. Una è fatta proprio dal dottor La Barbera, proposta dal dottor La Barbera, diciamo, dalla squadra mobile, che riguardava le indagini sul Cerisde, Castello Utveggio e annessi, la posizione del dottor Contrada. E poi una terza, niente, avevo detto quella dell'agenda, se mi viene in mente qualcos'altro lo dirò. Invece per quanto riguarda Capaci, il coinvolgimento dei carabinieri, ma in questo caso dei carabinieri del ROS, fu più diretto e fu più pregnante, perché gestirono la posizione di Cangemi. Cangemi, diciamo, viene portato, mi esprimo in gergo, viene portato dai carabinieri del ROS. E quindi loro sviluppano tutta quella parte di investigazione che parla di Cangemi. Quindi ci sono queste deleghe che riguardano anche i carabinieri per quanto riguarda la borsa, scusi, per quanto riguarda la borsa non ricordo che ci siano deleghe. Dicevo, era un problema, perché ricordo che anche qui fu la dottoressa Boccassini che si rese subito conto, credo che nelle prime ore, se non nei primi giorni, che c'era questa situazione, diciamo così, da regolare, non voglio dire da sanare, perché non c'era un verbale di sequestro della borsa del povero Paolo. E
Ricordo che ci furono, dice, ma dov'è sta borsa? Che fine ha fatto? Perché già cominciavano, se non ricordo male, le prime polemiche, le prime cose sulla, su questa agenda. Dov'è questa borsa? Dice, guardi, ricordo, il dottor Barbera disse, io me la sono trovata in questura, onestamente non so come ci sia arrivata. Ma è stato fatto un verbale di sequestro? No, non è stato fatto. Perché? Non è stato fatto perché non è stato fatto. In quel momento è successo, insomma, non ci fu una spiegazione diversa, ma non credo che, cioè, bastava già quella come non spiegazione, cioè il fatto che una distrazione si era, non era stata fatta. Allora a questo punto la dottoressa Boccassini disse dobbiamo subito andare a vedere che cos'è questo. E fui incaricato, insomma, andai, se non ricordo male, io solo a Palermo il giorno dopo. Deve essere stato nei primissimi giorni del nostro sì, arrivo. Il verbale è del 5, il verbale redatto è del 5 novembre 92. Ecco, noi siamo arrivati quindi il 2. Lei è appena arrivato. Quindi siamo arrivati il 2, perciò le dicevo, era il primo, uno dei primi problemi. Quindi sono andato a Palermo, ricordo nello studio, nella stanza del dirigente della squadra mobile, c'erano altre persone, abbiamo aperto questa borsa, quello che c'è nel verbale, non ricordo cosa ci fosse, ma insomma è segnato lì, ricordo cosa non c'era. Senta, è un punto che è stato sviluppato ampiamente nel quadro, quindi io non ci torno su questa, no, almeno mi limito ad alcune, alla richiesta di alcune precisazioni. E cioè lei arriva e c'è questo problema che è uno dei primi problemi che affronta, se non il primo, è connesso ovviamente alla vicenda della borsa, c'è cioè quella dell'agenda rossa mai rinvenuta. Le chiedo se accanto al problema della borsa ci fosse e si parlasse già all'interno dell'ufficio problema riguardante l'agenda rossa. Sì, connessa, perché di questa agenda adesso io non ricordo, cioè il mio ricordo sull'agenda rossa e su una fonte che mi parla dell'agenda rossa è Canale, allora maresciallo tenente Canale e così via. Quindi ricordo benissimo e lo collego a Canale il discorso sull'agenda rossa, ma siccome nei primi giorni Canale non esisteva, o perlomeno non avevamo avuto nessun contatto, nessuna notizia di Canale, deduco, suppongo che già dell'agenda rossa se ne parlasse. In tutto quel contesto di discorso, di una presenza, diciamo, inquietante sul luogo del delitto, di persone che avrebbero potuto e su questo avrebbero potuto asportare la borsa e quindi l'agenda. E su questa vicenda anche lì facemmo delle investigazioni, delle indagini di cui ho soltanto un ricordo alquanto vago, ma sicuramente c'è traccia, cioè cercando di capire chi fosse andato sul luogo del delitto, che cosa avesse preso, eccetera. Ricordo che facemmo degli accertamenti su Contrada, sui suoi telefoni in quel momento. Ricordo che sentimmo delle persone, anche perché se non vado errato, ci fu credo qualcuno della polizia, un commissario di polizia che disse qualcosa e che ci portò a sviluppare quelle indagini. Sulla presenza di Contrada in Via D'Amelio, dice? Sì, sì. E poi ancora basta, certamente non ricordo, non arrivo niente né del capitano Arcangeli né di quella fotografia che ecco, poi è stata. Io le volevo chiedere questo, sempre rimanendo sul punto. Prego, scusi, abbia pazienza, ripeto. Sì, dottore Cardello, le volevo chiedere questo, sì. Sempre rimanendo sul punto dell'agenda rossa. Quindi Canale arriva successivamente. Successivamente. Ora, innanzitutto le chiedo se qualcuno ipotizzò che l'agenda rossa potesse essersi perduta al momento dell'esplosione.
Cioè, se, questa, se della presenza della, dell'agenda rossa si parlò in questi termini, se si affrontò il problema, se questa agenda potesse o meno. Sì, direi di sì, perché era una delle ipotesi che non poteva non essere presa in considerazione. Ne avete parlato però, con al dottor tempo Lavrov... stesso le devo dire che sembrò tra le varie ipotesi che io ricordi quella, diciamo, meno plausibile. Ma col dottor La Barbera ne parlasse di questa possibilità? Cioè, lei ricorda quale fosse la posizione del dottor La Barbera sulla vicenda, sulla questione dell'agenda rossa? Io non credo che ci fosse, che io ricordi, una posizione ben precisa del dottor La Barbera in un senso o nell'altro. Guardi, per contestualizzare e ricordare, il dottor La Barbera aveva l'abitudine di venire a Caltanissetta quasi quotidianamente a riferire, a portare carte, a fare. Normalmente era anche molto tardi, veniva verso le 9, le 10 di sera. Queste riunioni quasi sempre avvenivano nella stanza della dottoressa Boccassini, la mia era attigua alla sua, quindi andava lì, depositava le carte. Dopodiché mi chiamavano quasi sempre e io partecipavo a questa discussione. Allora, nel contesto di queste chiacchiere così di lavoro, ma informali, in una, tutte le ipotesi furono prese in considerazione, ma nessuna in modo particolare. Una sola sembrava all'evidenza la meno plausibile, proprio il fatto che fosse andata distrutta a seguito dell'esplosione, per un semplicissimo motivo, che la borsa che l'avrebbe contenuta, dico così, nella quale si è, era integra per modo di dire, insomma danneggiata. Ma non era volatilizzata come purtroppo tante altre cose. Quindi se l'agenda era dentro la borsa, così come sostengono tutti, era impossibile che si fosse, ecco, tutto qua. Quindi un'ipotesi presa in considerazione, ma al tempo stesso ragionevolmente scartata, sempre che l'agenda fosse nella borsa, come si diceva, come si sostiene. Scusi, lei ricorda se ci furono delle sull'agenda rossa a quel tempo, quindi in quel periodo o in epoca precedente al suo arrivo a Caltanissetta, se ci fossero state delle polemiche tra la famiglia Borsellino e il dottor La Barbera? Io di queste polemiche specifiche non ricordo nulla, può darsi che mi sia stato detto che magari in quel momento, ma tenderei ad escludere. Dopo ho saputo che siccome, che, diciamo, io ho visto che la famiglia Borsellino, per quanto ricordi io, aveva un grosso feeling, così come si può dire, con l'arma dei carabinieri. Ricordo in una di quelle occasioni, eravamo in servizio, ci fu un incontro, adesso non voglio dire un ricevimento, ma insomma un'occasione al comando a Tor di Quinto, dove c'era il comando dei reparti speciali, tra cui anche il Rosso, c'era il generale Subranni, c'erano altri, e vedi che c'era con il Borsellino una. C'era la signora Agnese, c'era un rapporto di buona cordialità, di figli, che non c'era invece onestamente con la squadra Moppia. Io lo registrai questo, ma non mi chiesi e non mi posi il problema da questo punto di vista. So che i carabinieri, insomma, avevano già da tempo una simpatia, succede nel nostro lavoro, no? Nei confronti del dottor Borsellino, ma non ci diedi un particolare peso, anzi non ci diedi peso per niente, insomma, a questa cosa qua. E le volevo dire, ma forse se ho risposto così, se c'è altro. Ecco, quindi la faccio diretta la domanda. Voi nei confronti quotidiani avuti col dottor La Barbera, non avete mai avuto modo di apprezzare questa circostanza, cioè se rispetto alla questione, alla problematica dell'agenda rossa, il dottor La Barbera avesse una idea diversa dalla vostra?
Cioè, lei ha detto la nostra era quella di cercarla. Guardi, io le devo dire che parlo per me in questo caso, perché ricordo che sull'agenda rossa e sugli ultimi giorni di Paolo Borsellino facemmo nei primi tempi quello che insomma poteva essere un'indagine serrata, e interrogammo il capo della polizia, andammo a controllare le sue agende, sentimmo i collaboratori di giustizia, a cominciare da Mutolo, che erano quelli, ecco, scusi, che avevano... Scusi, prego. Voi sentite Mutolo per la prima volta quando? Glielo dico subito. Volevo dire che, per completare il discorso, che sul discorso dell'agenda lo collegavamo a questo momento, che cosa poteva essere successo, perché soprattutto. Quindi cercammo di ricostruire che cosa avesse fatto Paolo negli ultimi giorni. Perché, ripeto, mi aiuti lei se vuole a collocare nel tempo la sequenza esatta, perché quando Canale fu sentito, o quando Canale comunque fece arrivare le sue dichiarazioni, io ricordo fu alquanto difficile, perché diciamo così non sfuggiva per qualche motivo, diciamo, era in posizione molto riservata, fu difficile insomma sentirlo, anzi se non ricordo male mi offrì di farlo io, perché conoscevo già Canale avendolo avuto come alla sezione di polizia giudiziaria a Marsala, dove io ho iniziato, quindi dico forse forte di questo rapporto sarà più facile, lo aiuta ad aprirsi, esatto, e lui fece quelle dichiarazioni dicendo, se non ricordo male, che aveva visto Paolo che scriveva che il dottor Borsellino aveva questa abitudine, quindi questo fatto qua in qualche modo ci indusse a controllare che cosa potesse essere successo, da cui ecco arrivo anche l'esame di Mutolo, che non era mai stato sentito in passato, in precedenza, dai suoi colleghi. Credo di no, però lei sa benissimo com'era la situazione tra Palermo e Caltanissetta. Ecco, Mutolo era, che... era... Esatto, vorrei che la spiegasse, perché anche questo serve insomma a capire quale fosse il clima in cui lavoravate. La domanda è, questa è storia, Mutolo parla con Paolo Borsellino fuori verbale. Quando è che voi venite a conoscenza, diciamo, delle indicazioni che Mutolo fornì a Paolo Borsellino senza verbalizzare le relative dichiarazioni? Allora, io di questo fatto di dichiarazioni fuori verbale... E cioè le dichiarazioni che riguardavano Contrada e Signorino. Sì, signore. Gli altri. Allora, io intanto devo premettere che il procuratore Tinebra, approfittando del fatto che io, pur essendo siciliano, pur essendo avendo fatto il mio uditorato, come si diceva allora, a Palermo, però stavo presso un altro ufficio ormai da anni, perché già dall'80 mi ero trasferito in Umbria, ritenne che dovessi partecipare alle indagini sui colleghi palermitani, sui magistrati palermitani, che in quel momento, nei confronti dei quali in quel momento cominciava a uscire qualche notizia proprio dalle dichiarazioni di Mutolo e, se non ricordo male, di Marchese. E quindi penso che l'aggancio che io ricordi per sentire Mutolo fu questo, perché la situazione che c'era tra Caltanissetta e Palermo, tra la procura di Caltanissetta e la procura di Palermo, ancora non era arrivato Giancarlo Caselli, che arrivò alla fine del 92, all'inizio del 93, gennaio 93, in coincidenza con l'arresto di Salvatore Regina. Era la procura di Palermo, stava attraversando un momento un po' così agitato, non c'era il procuratore, e l'intesa che fu raggiunta, che poi rimase, era che sul 416 bis, sull'associazione mafiosa, avrebbe continuato a indagare Palermo, mentre sulle stragi ovviamente andando di concerto.
Quindi noi, non ricordo, ricordo che Mutolo lo interrogai io, o comunque assieme alla dottoressa Boccassini, comunque non ricordo questo interrogatorio di Mutolo. Non ricordo se il motivo per sentire Mutolo fu le stragi o furono le indagini sui colleghi. Ricordo perfettamente che Mutolo raccontò, fece i nomi di due persone, che erano il dottor Contrada e il dottor Signorino, raccontando alcune circostanze che poi furono sviluppate per Contrada a Palermo, per Signorino a Caltanissetta, con quella tragica, tragico epilogo che tutti sappiamo. E ricordo anche che sarà stato, credo, nel verbale di Mutolo, Paolo Borsellino, quando venne a sapere queste cose e stava interrogando Mutolo, o sospese o si assentò dal verbale, perché sostenendo di avere un impegno. Questo impegno poi era al Viminale, se non ricordo male. Questa fu la ricostruzione che ne facemmo, da un lato. Dall'altro lato, forse anche la signora stessa, adesso questo non vorrei sbagliare, non vorrei dire delle cose, comunque ricordo che Paolo ebbe, il dottor Borsellino, pardon, chiedo scusa, ebbe un forte shock dal sapere, dal conoscere i nomi di queste, di un collega e di un poliziotto con il quale certamente c'era stata una grossa occasione di lavoro in passato, fossero in qualche modo compromessi. E la frase dice: ho visto la mafia in diretta, ricordo questa frase che viene attribuita a Paolo Borsellino, che rimase turbato. Ma questa è una affermazione che le venne fatta al tempo? Non ho capito. Questa della mafia in diretta? Questa della mafia in diretta risale, no, a questa quando? Della mafia in diretta, guardi, credo, mi scusi se sono sempre così dubbioso, ma sono passati 27 anni. Io interrogai, assunsi a verbale la signora Agnese, andai proprio a casa sua, sempre su incarico del verbale, e può darsi che sia lì questo fatto qua, però questa circostanza in qualche modo la ricordo del dottor Borsellino, che rimane ma in relazione a che colpito, ecco. Ma è colpito da cosa, lo ricorda? Beh, dal fatto di scoprire che un collega col quale avevi lavorato, col quale ti eri trovato, io stesso ho fatto il tirocino proprio con il mio signorino, quindi più turbato di me non poteva essere, posso capire il turbamento di Paolo Borsellino, e anche lo stesso dicasi di Contrada, perché insomma quando io ho fatto lui Torano, Contrada era, credo, passato da poco la crema, ecco, al polo. Però scusi, io torno a sollecitare la sua memoria su questo punto. Prego. E cioè, per noi è importante capire quando viene fatto per la prima volta a Caltanissetta il nome di Contrada, formalmente o informalmente. Cioè, Contrada viene arrestato a dicembre del 92, credo la vigilia di Natale, se non sbaglio. Ma allora sicuramente io credo, non glielo so dire questo, guardi, perché dovrei riflettere, perché adesso... Dottore, lei ricorda... Noi interroghiamo Contrada nel carcere nel carcere militare di Roma, quindi sicuramente dopo l'arresto. Quanto tempo dopo l'arresto non glielo so dire, e non lo ricordo. L'arresto di Contrada fu per voi, diciamo, notizia? Vi colse impreparati, o la conoscevate, eravate al corrente che si stava procedendo? E che si, beh, diciamo, sarebbe... che con Palermo c'erano dei buoni rapporti. E adesso non ricordo se fummo informati dell'arresto, probabilmente no, però insomma che ci fosse una situazione di attenzione investigativa nei confronti di Contrada. Ma lei è a conoscenza, Contrada allora era al SISDE, lei è a conoscenza di rapporti intrattenuti al tempo, cioè nel 92, dalla Procura di Caltanissetta, da magistrati della Procura di Caltanissetta con il SISDE e con lo stesso Contrada? Assolutamente no, assolutamente no. Devo essere sincero, ho sentito questa cosa successivamente, forse leggendo i giornali, ma posso escludere,
Noi ci siamo occupati di Contrada con Ilda Boccassini e con la Barbera, credo, sotto questi profili: presenza sul luogo della strage in via D'Amelia. Abbiamo preso in considerazione l'ipotesi e l'abbiamo scartata di una formale iscrizione di Contrada, perché gli elementi non c'erano. E poi me ne sono occupato più io, credo, che la dottoressa Boccassini, ma nei limiti di quello che è stato, sotto il profilo delle vicende che le dicevo prima, cioè dei magistrati palermitani che in qualche modo erano stati toccati. Ma di Contrada altro interloquendo con il procuratore Tinebra, allorché si creò, si registrò il problema se iscrivere o no Contrada all'inizio, poi questa, ha detto, questa ipotesi venne messa accantonata. Ma guarda, parlando che la decisione di accantonarla, adesso non ricordo, la prendemmo, comunque eravamo assolutamente d'accordo sia la Boccassini che io. Ecco. Sì, dico, però nel momento in cui lei ha detto che, diciamo, voi si socializzavano queste notizie il lunedì, certo, se non ho capito anche il venerdì, in una riunione plenaria, diciamo, con tutti i magistrati dell'ufficio, è capitato mai parlando di Tenebra, che qualcuno dicesse: ah, ma Tenebra lo abbiamo avuto qua, scusi, Tenebra, ma Contrada lo abbiamo avuto qui da luglio fino ad agosto, e abbiamo anche degli atti che sono stati inviati da Contrada, perché Contrada, se lei ricorderà, inviò alla procura di Caltanissetta anche una nota informativa. Non ho memoria, quindi tenderei a escludere una cosa di questo genere. Anche perché, ripeto, questo discorso su Contrada, indagato, indagabile, sospettato, come vogliamo, è una delle prime cose che facciamo, quindi assolutamente mi sentirei lo esclude, diciamo, assolutamente, come qualunque altro tipo. L'unico rapporto che io ricordi di aver avuto, se così si può dire, nei confronti dell'allora SISDE è quello al quale ho accennato prima, la Barbera, perché il fine settimana la dottoressa Boccassini tornava quasi sempre a Milano, io invece qualche volta sì, qualche volta no, anche perché mi ero reso disponibile anche a fare dei turni di distrettuale, diciamo così, ordinaria, e in una di queste occasioni un pomeriggio andai a Palermo con un accordo con il previa una telefonata col dottor La Barbera, e mentre prendevamo un caffè, mi pare al Rone, io da qualche parte lì al viale, mi propose, dice: cosa ne pensa di una cosa del genere, quello che dicevo prima, cioè di avviare una investigazione con intercettazioni e controlli sul SISDE. Dici, per me mi sembra una buona idea. Dico, comunque ovviamente ne parlerò con la dottoressa Boccassini, ne parlerò con il procuratore Tinebra e con tutti gli altri. Lei, scusi, parlando, interloquendo con la Barbera, dovendo appunto, ipotizzando questa linea di indagine che si rivolgeva verso il SISDE, vennero proposti come obiettivi chi esattamente? Venne proposto il centro SISDE, che si trovava a Castello Sveggio, ma sulla base dell'ipotesi del fatto che da là sopra si vedeva bene, poi c'erano i problemi, un telecomando di una tale portata che potesse realizzare, comunque era un'ipotesi, e se non ricordo male di alcune telefonate che in qualche modo apparivano degne di... adesso i particolari non sono in condizione di ricordarli, forse se mi aiuta li tiro fuori, però mi ricordo questi due aspetti, che c'erano delle telefonate meritevoli di interesse, diciamo. Lei ricorda se all'interno del Ceristi fosse stata accertata dal dottor La Barbera al tempo la presenza di appartenenti al SISDE?
suppongo di sì, però è una mia supposizione. Se ha qualche riferimento particolare, se posso... Sì, lei ha fatto riferimento prima a delle telefonate in arrivo alla, insomma, erano transitate presso, sì, il centralino del Cerisi. Però non ricordo i particolari di queste telefonate, ricordo questo fatto qua, però perché queste telefonate fossero sospette, se fosse solo per un problema del momento a ridosso della strage o perché per altri motivi, francamente non lo ricordo in questo momento. Le ricorda il nome di un certo Coppolino? No. Che operava all'interno del Cerisdi. Vabbè, capisco, insomma, ogni volta che è comprensibile. No, perché può darsi che questo nome, però non vorrei confonderlo con altre sovrapposizioni, quindi diciamo no in questo momento. Ma lei sapeva, era a conoscenza che al tempo che il dottor La Barbera aveva fatto parte dei servizi di sicurezza esattamente, segnatamente del SISDE? No. Non ne avevo notizia e non so neanche se poi ho sentito poi successivamente che era, diciamo, una fonte, un collaboratore, una fonte, però ho sempre pensato francamente, ma sono mie opinioni quindi non hanno nessun conto, ma questo l'ho saputo solo successivamente, fosse un modo come un altro di... che era forse un po' in voga a quell'epoca, di gratificare gli uomini della polizia. Però a quell'epoca non avevo proprio idea. Ma... Lei il dottor De Sena l'ha conosciuto in quegli anni? Il dottor De Sena? Sì, come no. Il dottor De Sena l'ho conosciuto dopo. E per la verità l'ho conosciuto, se non vado errato, dopo la morte del dottor La Barbera, però potrei sbagliare. Io le chiedevo se lo conoscesse allora e se in qualche modo avesse avuto coinvolgimento lo conoscevo di nome perché so che erano amici con il dottor La Barbera e se ne parlava, insomma, però io non ricordo di averlo mai incontrato, ricordo di averlo incontrato successivamente, quello sì. Senta, quando risale, esatto, lei arriva nel novembre del 92, quindi siamo in periodo successivo, è in grado di collocare, seppur diciamo sommariamente e con approssimazione, il momento in cui il dottor La Barbera le indica il Cerisdi e il SISDE come obiettivo, come tema d'indagine? Guardi, il momento preciso no, direi che tendenzialmente è prima della fine dell'anno, quindi tra il novembre e il dicembre. E il dicembre. Perché, ripeto, erano i primi tempi, non c'era ancora neanche una particolare, non dico confidenza che non c'è stata neanche dopo, però un rapporto che si sarebbe sviluppato nel corso dell'anno. A parte che siamo rimasti sempre su lei, insomma, quindi pur essendoci un buon rapporto di collaborazione e devo dire, per quanto mi riguarda, anche di stima nei suoi confronti, che confermo. Le chiedo sempre in relazione a questi temi se lei ha memoria di un'indagine che transitò a Caltanissetta e che riguardava un notaio trapanese di nome Ferraro, e la vicenda, gliela ricordo, è una vicenda che si colloca temporalmente nel gennaio del 92 e che riguarda un tentativo che venne fatto, che venne operato per l'aggiustamento per l'aggiustamento del processo per l'omicidio del capitano Basile, al tempo pendente presso la Corte d'Appello di Palermo. E la vicenda riguardava appunto il contatto ricercato e ottenuto da questo notaio
poi indagato a Caltanissetta, per aver tentato di, insomma, di intervenire sulla decisione, influendo, diciamo, intervenendo e entrando in contatto con il presidente della Corte, che poi fece una relazione di servizio, il dottore Scaduti, che poi fece una relazione di servizio, e da qui nacque poi un procedimento che venne anche trasmesso a Caltanissetta. Le chiedo se tutto questo lei ha memoria, se in qualche modo è stato valutato ai tempi in cui poi lei arrivò e cominciaste a ragionare sulle stragi. Francamente non ricordo proprio nulla di questa vicenda. Il notaio mi ha detto il nome o... Ferraro, notaio Ferraro. Adesso dovessi dire sempre questo Ferraro, è un cognome che credo di aver sentito, però di questa vicenda specifica in questo momento non ricordo proprio nulla. Perché sulla base di questa indicazione nacque un'indagine nei confronti dell'onorevole Culicchia, indagato a Marsala, che poi venne indagato prima a Palermo e poi a Marsala. A Marsala, dove era reggente il dottore, che poi si suicidò, il dottore Signorino. No, guardi... Le chiedo se quando voi sentiste Signorino, questa... Mi dispiace aprire, lo so che sotto il profilo personale è una questione le è dura. Per il rapporto che aveva col dottor Signorino, però le chiedo se quando voi poi sentite Signorino a Caltanissetta, tra le questioni che gli contestate ci sono anche queste riguardanti quell'intervento di Signorino su quell'indagine nata sulla base di quello che era originariamente. Guardi, le dico quello che ricordo di questo esame interrogatorio di Domenico Signorino. Il nome dell'onorevole Culicchia è un cognome che ho sentito dire come onorevole, però non lo collego a nessuna delle vicende, quindi né quello di Ferraro né questo. Io dell'interrogatorio di Signorino ricordo questo, scolpito per quello che può valere nella mia memoria. Intanto che l'interrogatorio veniva condotto dal dottor Vaccaro, che era l'altro applicato, poi diventato procuratore aggiunto a Messina. Io fui affiancato al dottor Vaccaro dal dottor Tinebra per le ragioni che ho detto prima, benché io gli avessi detto guarda che io Mimmo lo conosco. Dice lo stesso, meglio che ci vai, così insomma l'interrogatorio è meno, non so come dire, meno drammatico, meno. E gli fu contestato, gli furono contestate le dichiarazioni di Mutolo e di Marchese. E quando gli furono contestate le dichiarazioni anche di Marchese, ricordo che un dottor Signorino se ne uscì con un'espressione tipica sua, che a quell'epoca la giurisprudenza era che bastavano due dichiarazioni convergenti per costituire una prova, quindi disse insomma sono perduto, ecco, detto in espressione un po' più vernacolare, un po' più colorita.